Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro che chiude il ciclo di incontri e di dibattiti della festa provinciale del Partito Democratico. Questa sera parleremo di gioco d'azzardo e di quelle che sono le iniziative che il governo e il Parlamento stanno mettendo in campo per diciamo riorganizzare o pensare in maniera diversa a questo fenomeno. E abbiamo con noi il senatore Franco Mirabelli, che è capogruppo del PD in commissione antimafia e relatore anche del disegno di legge sul riordino dei giochi. E inoltre abbiamo con noi anche il sindaco di Gonzaga, Claudio Terzi, e la sindaca di Pieve di Coriano, Daniela Besutti, che ci parleranno di quelle che sono anche le iniziative che gli enti locali, quindi i comuni, stanno mettendo in campo per contrastare questo fenomeno. Lascerei quindi subito la parola al senatore Mirabelli perché ci faccia magari un po' il punto di quello che è la situazione a livello nazionale, sia a livello governativo che a livello parlamentare, di quelle che sono le iniziative che si stanno mettendo in campo su questo settore, in questo settore. Sì, grazie a voi, grazie anche all'opportunità, perché credo che ogni tanto sia utile anche provare a spiegare che cosa abbiamo fatto. Si sta facendo molto lavoro su questa questione del gioco nel nostro paese, partendo da una situazione di totale deregolamentazione in cui i comuni oggettivamente hanno svolto un ruolo di supplenza per mancanza di regole chiare da parte dello Stato su un settore che ha troppo negativamente condizionato la vita di molte persone, che ha prodotto patologie, lo sviluppo anche di patologie legate al gioco, che soprattutto nel momento della crisi ha fatto sì che aumentasse, si spendessero tanti soldi nel gioco, si sono rovinate famiglie. Guarda, io identifico il momento dell'escalation più preoccupante del gioco nel nostro paese, ma mi pare che i sindaci confermeranno, legato dal fatto che è avvenuta nel momento in cui Tremonti, allora ministro dell'economia e delle finanze, decise dopo il terremoto all'Aquila, decise di finanziare gli interventi terremoto, introducendo nei locali pubblici, quelli generalisti, nei bar, nei ristoranti, nei circoli, la possibilità di collocare le cosiddette AVP, le slot machine, con premi in denaro, dando premi in denaro. Lì si è verificato un salto di qualità, perché lì ci siamo trovati con una situazione in cui era accessibile a tutti, senza nessuna regolamentazione, in locali pubblici, la possibilità di giocare con premi in denaro, di giocare con macchine che comunque hanno un meccanismo anche compulsivo che ha attratto molte persone e ha creato davvero tanti problemi di patologie legate al gioco. Noi in questa legislatura abbiamo deciso di regolamentare tutto il settore proprio a fronte di questa situazione. Forse mai approfondiamo alcuni temi, comunque una situazione in cui, come dimostrano molte inchieste, ha trovato spazio la criminalità organizzata. Questo è uno dei settori su cui
di più la criminalità organizzata ha cercato di entrare per riciclare i proventi dei commerci illeciti, dello spaccio della droga e altre cose, ma anche per controllare il territorio, per controllare gli esercizi commerciali, imponendo le loro smantellamenti. Però ci sono una serie di... Però cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo, nella delega fiscale c'erano alcune proposte che partivano da due principi. Uno, il principio che si doveva mantenere la riserva statale, cioè il gioco comprende il denaro in questo paese è possibile solo se c'è una concessione da parte dello Stato. Il punto è che occorreva e occorre una regolamentazione che ci consenta di diminuire offerta e domanda di gioco, cosa che non è avvenuta in questi anni, anzi per un lungo periodo il gioco è stato inflazionato, l'offerta e la domanda di gioco sono cresciute, e in questi anni abbiamo fatto già alcune cose. La delega fiscale non ha prodotto un provvedimento complessivo rispetto alla regolamentazione del gioco d'azzardo, però ha prodotto un primo passo. Una serie delle proposte che c'erano nella delega fiscale sono state raccolte nella legge di stabilità del 2015, che ha fatto alcune scelte, le prime scelte che abbiamo fatto in quel senso lì, ridurre domanda e offerta. In particolare si è deciso di ridurre allora, nel 2015, del 30% la presenza di macchine da gioco nei locali generici, la cui finalità non è quella, non sono le case gioco, entro il 2019. Questo si è deciso di far sì che tutte le macchine che sono in quei locali lì fossero controllate, quindi l'introduzione delle AVP con accesso remoto, per cui diventava impossibile frodare come faceva la criminalità, cambiando le schede e penalizzando chi giocava a favore di chi raccoglieva il denaro. E poi siamo intervenuti sulla domanda proibendo la pubblicità sulle televisioni generaliste, la pubblicità del gioco d'azzardo, del gioco sulle TV generaliste fino alle 10:30, alle 10:30 di sera. Questo è stato un primo passo. Il secondo passo è stato prendere atto con quella legge di stabilità che comuni e regioni, in assenza di una normativa statale, avevano svolto un ruolo di supplenza ed erano intervenuti sulla questione, in particolare, non tutti, però molti comuni erano intervenuti per limitare la diffusione delle macchinette, delle slot, delle sale gioco, intervenendo su due questioni. Uno, gli orari, e quindi prevedendo, imponendo con delle ordinanze l'apertura limitata e non in orari che potevano essere frequentati da minori, eccetera, eccetera, delle sale gioco, ma anche del funzionamento delle AVP nei locali, nei bar e nei ristoranti, e dall'altra parte le distanze, cioè a garanzia dei soggetti più deboli e esposti, in particolare i minori, gli studenti e gli anziani, stabilire delle distanze da alcuni, hanno stabilito i comuni delle distanze da alcuni locali sensibili, le scuole, le chiese, gli oratori, i centri anziani, dove ci sono persone più esposte ai rischi, e quindi prevedere che
le sale gioco e le AVP non possano essere a una distanza inferiore, poi ogni comune ha fatto delle scelte diverse. Questa scelta dei comuni ci ha obbligato ad andare oltre, perché è evidente che se c'è una concessione statale c'è bisogno che comuni e regioni partecipino alla regolamentazione, perché se i comuni fanno una regolamentazione di un certo tipo e lo Stato dà la concessione per il gioco che poi non si può concretizzare perché i comuni fanno altre scelte, è un problema. E quindi si è deciso con la legge di stabilità del 2015 di delegare alla conferenza Stato-Regioni la costruzione di un'intesa che regolamentasse Stato, Regioni e Comuni, che regolamentasse l'intera materia. Abbiamo discusso 2 anni ormai e in conferenza Stato-Regioni oggi c'è un testo del governo che è un testo, secondo me, molto importante, che davvero riduce domanda e offerta di gioco, che stabilisce norme chiare, che ci porterà nel 2019 a escludere la presenza di AVP o slot machine dai bar, ristoranti, dai locali generici, che ci porterà a regolamentare le sale dedicate al gioco, che saranno le uniche in cui si potrà giocare in maniera molto stringente rispetto ai tempi, rispetto, ci sono una serie di norme, non entro nel merito adesso, a garanzia delle persone, compresa la formazione degli operatori, a tutela delle persone che giocano. Poi, se volete, possiamo entrare nel merito. Il tutto portando la presenza di macchine da gioco sul territorio italiano a dimezzarsi, cioè saranno dimezzati, oggi sono 2000 a 1000 punti gioco su tutto il territorio nazionale, regolamentati in maniera stringente. Io credo che siamo arrivati, poi se volete, con alcune ultime scelte che si stanno facendo per chiudere, anche per superare le resistenze dei comuni, perché su 2 questioni ci sono ancora aperte le vicende. Benissimo, tutto questo siamo tutti d'accordo, con le richieste che sono venute dal movimento No Slot, che sono venute dalle associazioni anche cattoliche che si occupano del tema, per esempio per giocare, questa è una delle ipotesi che c'è oggi nel documento per l'accordo tra Stato e Regioni, per giocare bisognerà avere la tessera sanitaria per dimostrare l'età, per dimostrare che non si hanno problemi di patologie su questo e una serie di altre cose. Resta aperto un tema, che è il tema delle distanze e degli orari. Sugli orari si è trovato, secondo me, un buon punto di mediazione, stabilendo qual è il minimo di il massimo di apertura possibile per le sale gioco, perché nel 2019 si potrà giocare solo lì. E sulle distanze, oggi, per chiudere, credo che la prossima assemblea, che la prossima riunione della conferenza Stato-Regioni, anche sulle distanze si possa decidere un ulteriore passo rispetto a quelli che si sono fatti, che invece di introdurre nel deliberato della conferenza Stato-Regioni una distanza minima valida per tutti, una volta stabilito l'impegno dei comuni e delle regioni ad assumere la necessità di garantire quel numero dimezzato di sale giochi sul territorio, saranno le stesse regioni e gli stessi comuni a decidere dove
realizzati. Perché guardate, la preoccupazione sulle distanze è che distanze troppo rigide producano il fatto che le sale di gioco debbano andare, per esempio, in una città come Mantova, siccome la distanza dalle chiese, se ci metti le chiese, se ci metti Centrazzani, se ci metti il SERC, se ci metti altre cose, il rischio è che non esista pochi posti, il rischio è che i pochi posti siano tutti nelle periferie e si creino delle vere e proprie cittadelle del gioco a luci rosse. Se un comune vuole fare questa scelta, la fa, ma deve essere consapevole che si fa questa scelta, non c'è un automatismo rispetto alle distanze. Ora, oltre a questo, ci sono una serie di norme che riguardano l'aumento delle iniziative, degli strumenti per contrastare l'illegalità, il controllo dei patrimoni dei concessionari, dei gestori, per evitare che ci siano infiltrazioni della criminalità organizzata. Verranno utilizzate gli stessi strumenti che vengono utilizzati, per esempio, quando per gli appalti si guardano le aziende per verificare se devono essere interdette dalla partecipazione agli appalti perché ci sono sospetti rispetto alla provenienza dei capitali o altre cose. Cioè, queste, poi ci sono una serie di iniziative già prese, come quella contenuta nei LEA, per cui per la prima volta si finanziano i servizi e si considera un livello essenziale di assistenza il servizio che si occupa delle persone che hanno patologie legate al gioco d'azzardo. Io penso che si debba fare di più sulla pubblicità, in particolare sulla pubblicità in televisiva in occasione degli avvenimenti sportivi. A tutto questo si aggiunge l'ultima finanziaria in cui abbiamo ulteriormente ridotto e deciso di ridurre del 30%, non nel 2019 ma da subito, le AVP in tutti i locali, a partire dai bar e dai ristoranti, per accelerare il fatto che appunto dai locali che non sono dedicati al gioco spariscano al più presto le macchinette. Io penso che questo sia un'occasione, in questa legislatura abbiamo un'occasione per regolamentare riducendo la domanda, riducendo l'offerta, facendo una cosa utile, o meglio, facendo cose utili, finalmente una regolamentazione a un settore che da tempo non ce l'ha. Questa mancata regolamentazione la pagano i cittadini e i cittadini più esposti. Io penso che sarebbe grave se dopo il lavoro fatto in questa legislatura da tutti, regioni, comuni, governo, Parlamento, non si arrivasse a una riforma che restasse tutto com'è. Io penso che siamo al punto più avanzato possibile di regolamentazione a tutela dei cittadini, quindi riducendo la domanda, riducendo l'offerta, come si diceva prima, dobbiamo comportarci come ci comportiamo rispetto ad altre cose pericolose per la salute, le sigarette o altre cose, sapendo che c'è un'alternativa. L'alternativa è proibire il gioco, sapendo che però proibire il gioco vuol dire ci sono file di documenti o psicologi che lo possono spiegare, vuol dire regalare un settore che comunque raccoglie un'attenzione, un interesse, e non soltanto una persona ammalata, perché poi non tutti quelli che giocano sono ammalati, anzi il rischio di regalare tutto alla criminalità organizzata in un modo ancora più deregolamentato, in un modo ancora più pericoloso. Chiudo dicendo, è chiaro che se questo ragionamento che ho fatto
è stato comprensibile. E se questo ragionamento che ho fatto ha un senso, vuole anche dire che facendo un'intesa così, Stato e Regioni, recependola con un decreto ministeriale, quindi facendo la riforma del gioco, noi chiudiamo questa fase. Bisogna sapere che bisogna anche prendere atto che lo Stato, d'ora in avanti, dal gioco d'azzardo dovrà incassare molto meno di quegli 8 miliardi di utile che lo Stato incassa dal gioco d'azzardo. Grazie senatore, e sicuramente da quello che ci ha spiegato il senatore Miravelli, in questi ultimi anni tanto è stato fatto a livello nazionale per dare una regolamentazione a tutto il settore, che va a colmare effettivamente un vuoto all'interno del quale i comuni spesso hanno dovuto cercare di inventarsi qualche regola, perché non vi era appunto una regolamentazione statale o regionale che ti consentisse di imporre determinati limiti a queste attività, e quindi i comuni in questi anni hanno effettivamente svolto un ruolo di supplenza, anche per la mia esperienza qua a Cruttatone, quando eravamo in amministrazione, è chiaro che ci siamo posti il problema, abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni, e poi effettivamente il problema, il tema era quello di dire come interveniamo evitando che attività che comunque sono lecite per la legislazione statali venissero diciamo limitate in maniera eccessiva, cioè in maniera tale che poi ti esponessero a ricorsi, a contenziosi, eccetera. Quindi effettivamente è un problema, è un tema che in assenza di una legislazione statale e lasciato ai comuni è stato veramente difficile da gestire. Però adesso vorrei chiedere al sindaco Terzi, anche al sindaco Besutti, cosa ne pensano di queste iniziative del governo e del Parlamento sul tema del gioco d'azzardo, e quali siano le iniziative che i loro comuni, quindi Gonzaga, Pieve di Coriano, in questi anni hanno posto in essere per contenere la diffusione di questo fenomeno. Quindi lascio la parola al sindaco Terzi. Sì, buonasera a tutti. Ecco un po' inquadrato Francesco. Nel nostro comune, il comune di Gonzaga, l'attenzione rispetto al gioco sulle slot machine in particolare, ma anche su altre forme di gioco d'azzardo, perché preferisco chiamarlo in questo modo, così come previsto, era nata da basso, era nata da un'associazione. Inizialmente eravamo verso la fine del 2013, erano delle ACLI che hanno fatto un'indagine all'interno del paese e si era visto come veniva giocato circa 2 milioni di euro nell'arco di un anno. E dati che erano stati acquisiti, il paese magari abbastanza piccolo anche in modo informale, perché i dati ufficiali nessuno ce li hanno solamente forse quelli del gestore. E quindi da questo, diciamo, era nata una prima attenzione portata al Consiglio Comunale, e le prime misure che sono state attuate erano misure di togliere la tassa per l'occupazione del suolo pubblico al bar che tirava via la macchinetta, sostanzialmente, quindi tirare la macchinetta e non paghi quello. Però capite che la nostra misura era molto debole, perché lui risparmiava, non pagava 1000 euro circa all'anno di occupazione del suolo pubblico, e però il togliere la macchinetta vuol dire perdere molti più soldi che non questi 1000 euro. E da qui poi, ecco, si è sviluppato ed è cresciuto anche questo movimento, e abbiamo partecipato poi al bando della Regione Lombardia, quello del 2015, con un gruppo di associazioni. È stato riconosciuto 50 mila euro di finanziamento e sono state svolte una serie di attività
attività durante questo periodo. Da alcuni movimenti, alcuni momenti di slow mob, un paio di locali hanno lasciato le macchinette, una caffetteria, un circolo Arci, Arci Bocciofilo, hanno lasciato le macchinette anche dopo l'attività che era stata portata avanti. Sono stati fatti incontri con quelli che erano diversi esperti del settore, da conoscere la realtà di dipendenza anche con le vere e proprie soggetti che andavano a recuperare coloro che erano colpiti da queste malattie, a incontri anche con giornalisti, da Marco Dotti a Don Mazzi, ad altri momenti con Simone Feder, tra l'altro anche delle associazioni che facevano parte, perché in Gonzaga c'era circa una decina di associazioni, partendo dalle ACLI, le ACI e poi altre associazioni locali. Addirittura abbiamo presentato in atto anche uno spettacolo teatrale proprio di una compagnia dialettale che ha cominciato a portarli in giro per cercare di trasmettere in un modo più semplice quello che può essere la situazione del gioco d'azzardo e della patologia. Recentemente poi abbiamo partecipato all'ulteriore bando che è stato anche questo finanziato, e quindi qui con il prossimo settembre avremo delle ulteriori attività. Ecco, l'osservazione è quello che è un po' emerso non tanto da me ma soprattutto da questo gruppo, perché ogni volta che ci si incontrava c'era almeno una ventina di persone, rappresentanti di associazioni che poi portavano all'interno delle loro associazioni. Dall'altro qui si vedeva quello che era un assoluto, e questo lo condivido, contrasto, un'ipocrisia sostanzialmente da parte di quello che è lo Stato, che da un lato, lo Stato in generale, sto dicendo istituzioni, che da un lato magari dai quelli che sono finanziamenti all'interno delle ATS per studiare quello che è il gioco d'azzardo, e dall'altro forse non combatti in maniera piena quella che è seria, quello che è la problematica. Forse il punto di partenza è da quello che diceva prima il senatore, cioè nel momento in cui ci sono 8 miliardi di incasso da parte dello Stato comincio a capire che il problema può essere impegnativo di ridurre questa misura di quello che è l'incasso. E quindi se questo è il punto di partenza immagino le difficoltà. Quali sono alcuni elementi che erano emersi, che erano così, che ci sentiva di contrastare maggiormente e che in qualche modo anche in questi ultimi provvedimenti, io qua ci siamo confrontati prima, non ho i testi definitivi, io del primo di maggio, ma ecco, non si vede, almeno a mio parere, una senz'altro alcuni passi in avanti sono stati fatti. Il primo è quello della riduzione del 30% delle macchine che erano per il 19, ma che poi sono state anticipate, no? Perché le ultime sono state anticipate, la riduzione delle AVP, e questo è da considerarsi positivo. Altri elementi critici magari metto un po' tutti in fila e poi magari ci si confronta. Ecco, da questi provvedimenti io ho un testo che forse è superato e quindi non mi dilungo più di tanto, però viene riconosciuto agli enti locali la facoltà, agli enti locali per poter stabilire delle fasce orarie quotidiane di interruzione del gioco la cui somma non può essere superiore a 6 ore al giorno. Allora capiamoci bene, se il totale da interrompere sono 6 ore, noi siamo già fuori legge da un po'. Noi, anche comuni come il comune di Bergamo, come il comune di Mantova, che è uno di quelli più avanti su questa partita, e perché noi abbiamo inserito anche delle fasce orarie, abbiamo visto che il momento più brutto era la mattina quando andai a prendere la colazione, che magari giocavano con la macchinetta, €1 per il caffè e l'altro euro nella macchinetta. Quindi abbiamo messo degli orari dalle 9 alle 12.30, la possibilità di giocare, e poi dalle ore 18 alle ore 23. Gli orari che sono stati quindi ridotti, e capite che il momento in cui non si può giocare è ben superiore alle 6 ore. E questo anche sentenze importanti, sentenze della Cassazione, sentenze quindi anche importanti, hanno riconosciuto anche della Corte Costituzionale questo diritto. Allo stesso tempo le distanze, se il riferimento, adesso un po' ho inteso, può essere senz'altro ragionevole la considerazione fatta, però se sono i 150 metri siamo fuori legge noi, ma anche tanti altri comuni. E soprattutto nel momento in cui si parla di riconoscere agli enti locali, direi che forse non è che venga riconosciuto un diritto da parte dello Stato, perché questo diritto o questa legittimità della posizione degli enti locali è già stata riconosciuta da quelle che sono le sentenze.
per capire nel riconoscere agli enti locali la facoltà di stabilire fasce orarie quotidiane di interruzione di gioco per 6 ore significa non puoi bloccarlo per più di 6 ore, quindi non è riconoscere il diritto, ma per me è limitarlo per le altre 18 ore. Ecco, dopo magari l'interpretazione può essere superata, può essere un esercizio giuridico magari, ma altri punti che in qualche modo erano emersi, ecco, è quello legato anche a quella che è la pubblicità, quindi adesso ci ha rappresentato questa senz'altro condivisibile, ma vediamo anche oggi come legato a quello che è il gioco, a giocate in modo consapevole, o la frase finale che viene tante volte messa, secondo le valutazioni anche che erano state condivise nel nostro gruppo, poi all'interno anche nei momenti no slot, rappresenta pochino, ecco, sostanzialmente, soprattutto quando ci sono dei testimoni del mondo dello spettacolo, senza fare nomi, che portano delle pubblicità di questo tipo. Lo Stato italiano, parliamo degli anni passati, ha fatto dei risultati eccezionali, secondo me, in materia del fumo e del divieto anche di fumare. Forse anche qui si possono mettere dei divieti e arrivare a forme molto più pregnanti. Ecco, tutti noi li abbiamo davanti di come erano messe le sigarette prima in qualsiasi sport e invece oggi in qualche modo non le vediamo. Quindi questo della pubblicità, soprattutto, ecco, anche nei confronti di quelli che sono l'attenzione rispetto ai soggetti minori. Benissimo il fatto della tessera sanitaria per inserirsi, anche se forse ben capito che questa si applica solo a quelle nuove categorie di, io chiamo impropriamente slot, comunque quelle di classe A, ma quelle di classe B mi sembra di capire che non si applica fino a quando, cioè che possono rimanere, se non hanno i requisiti, e qui non si applicano le stesse cose a quelle di individuati di livello B. Poi magari ci confronteremo. Ecco, e questo bene alla tessera sanitaria, ma soprattutto, ecco, nei confronti di quelli che sono i minori, a volte abbiamo visto anche qui un totale mancanza di attenzione. Addirittura esempi che sono state, non senz'altro il comune di Gonzaga, che è piccolo e non conta nulla, ma i comuni più grandi di grosse concessionari che promuovono quasi dei, come si dice, quasi degli spettacoli finanziando anche i comuni, quasi per avere uno spettacolo di un certo tipo, finanziando anche i comuni, è chiaro che dietro c'è un messaggio di carattere subliminale legato al gioco. Sappiamo tutti cos'è questi ticket redemption, è giusto il termine che ho detto, la stampa ne ha parlato più di una volta, di quelli mezzi giochini che ci sono già nelle grandi città, non certamente a Gonzaga o a Pieve di Coriano, dove in qualche modo possono giocare già i bambini, non c'è un premio in denaro, ma è già un'anticipazione di quello che potrebbe essere un domani un futuro giocatore, e tante di questi concessionari, o parlo impropriamente, possono poi così cercare di trovare nuovi adepti per quello che è domani. Quindi un'intenzione minore che forse c'è ancora molto, come molto da operare. Ecco, un'altra riflessione che magari anche questa veniva individuata da quelli che erano movimenti no slot, in qualche modo siamo avvicinati anche su tante cose, è che non si sa, in alcun modo vengono resi pubblici quelli che sono tanti dati relativi a questi profili di quelli che sono i giocatori, sia per quanto riguarda le varie tipologie magari di quelli che sono i giochi, sia per quanto riguarda quelle che sono le somme giocate. Qui i soggetti che giocano sanno che in quella macchinetta lì, fatta in quel modo lì, all'interno di quel bar lì, si gioca quella somma lì a quell'orario, quest'altra a quell'altro e un'altra somma magari dopo le 11 di sera, mentre l'altra macchinetta magari si gioca in modo diverso. Se questi dati fossero resi pubblici e fossero anche resi nella possibilità di utilizzare maggiormente lo Stato, si potrebbe avere anche un contrasto maggiore rispetto a questa realtà. Quando invece magari questi dati sono di esclusiva disponibilità di quelli che sono i soggetti organizzatori, concessionari o altro, che possono magari massimizzare i loro risultati capendo che quella macchinetta lì alle 9 di mattina dentro nel bar, adesso non dico quello di Gonzaga, oppure in una zona di un certo tipo dove ci sono preferenzialmente anziani, non va, e quindi ne facciamo una nuova. Quindi ce l'hanno loro per migliorarla, noi li utilizziamo noi, intendo noi come Stato in generale, istituzione, per cercare di contrastare invece maggiormente questa realtà. Quindi su questo anche una mancanza di trasparenza forse da parte di quello che è il Ministero delle Finanze, da parte di quello che è lo Stato, e che, mio modesto parere,
dovrebbe essere maggiormente portata se si vuole effettivamente andare a combattere, ecco, questa realtà. Non è il fatto che si voglia essere così proibizionisti o che si voglia essere così bacchettoni su certe cose, non è questo che nasce, ma l'abbiamo visto proprio dai casi concreti, abbiamo visto che le persone che si avvicinano maggiormente anche ai servizi sociali, in quasi un caso su due, quando cominci a dire cosa ti entra, 1000 euro al mese, alla fine arrivi, capisci che c'è un vuoto e capisci poi alla fine che quel buco lì è quello che non dicono ed è il gioco tante volte. Il paese più piccolo si fa presto anche a capirlo. E soprattutto le persone che vengono più colpite sono quelle più fragili, inutile nascondersi, non colpiscono nessuno di noi quattro naturalmente, ma colpiscono persone che sono in difficoltà perché cercano, magari sono in difficoltà col lavoro e magari comprando anche grattavici, qui stiamo parlando di slot, ma comprando anche questo nella speranza di riuscire magari a soddisfare delle difficoltà della mancanza del lavoro, di portare avanti la famiglia. Colpiscono le persone anziane attraverso quelle che sono le macchinette anche nei paesi più piccoli. E quindi nasce da questo, nasce appunto da uno Stato che deve essere veramente serio e di fronte a queste realtà, a queste macchinette all'interno di quelli che sono i bar, secondo me non dovrebbe esserci nessuna situazione di temporaneità, ma deve essere una posizione netta e decisa. Se poi a maggior ragione sono nati nel momento in cui c'era il governo Tremonti, io che sostengo il partito dove siamo qua, a maggior ragione dobbiamo eliminarla al più presto, ecco, solo perché l'ha fatta Tremonti, insomma, l'ha fatta entrare. Quindi è questa attenzione a quelle che sono le fasce più fragili della popolazione che ci porta a svolgere questo compito, e lo dico anche al senatore, senza ovviamente nulla verso di lui, ma perché è più interlocutore poi verso le decisioni di quanto non siamo noi, che effettivamente anche da quel gruppo di un piccolo paese la sensazione è che il governo, in generale lo Stato, senza voler entrare nel merito d'altro, stia facendo molto ma molto ma molto poco. Questo nuovo provvedimento ora arriverà, quindi arriverà anche in modi completi, ma occorre secondo la mia sensazione più coraggio per andare effettivamente a portare il vero interesse pubblico e il vero bene comune. Grazie a Claudio Terzi, che ha posto una serie di quesiti, una serie anche di richieste di precisazioni, una serie anche di valutazioni critiche su quello che si sta facendo su questo tema, oltre ad aver presentato l'esperienza del comune di Gonzaga. Lascio adesso la parola al sindaco di Pieve di Coriano perché ci presenti invece l'esperienza del suo comune, e quindi anche il comune di Pieve di Coriano, come il comune di Gonzaga, ha partecipato a questi bandi che danno la possibilità di finanziare iniziative che vanno soprattutto incontro ai soggetti appunto deboli che incorrono in patologie legate al gioco d'azzardo, ma comunque pure che fanno comunque attività di sensibilizzazione sul tema e che servono a far comprendere ai nostri concittadini quelli che sono i pericoli legati al gioco d'azzardo. Quindi lascio la parola a Daniela Besutti per la sua esperienza. Grazie, buonasera a tutti. Io direi che concordo pienamente con Claudio, con tutto quanto è stato messo sul tavolo, tutti i quesiti che ha posto. Credo fermamente che lo Stato debba avere a riguardo le entrate su altri capitoli, altre storie, su quella che sta diventando una piaga sociale. Bisogna che ci metta mano, che ci metta la testa, che ci metta veramente l'impegno serio a ridurre la quantità di gioco proposto, perché parliamo di lotto, ma parliamo anche di tutto ciò che c'è nelle tabaccherie regolarmente, dai 10 ai 8, Gratta e Vinci, cioè io dico che non è una tabaccheria soltanto, ma ci sono parecchie persone, spesso anziane, che fanno ore davanti al televisore del 10 ai 8, tutte queste cose qua. Cioè, ne propone lo Stato, dobbiamo davvero intervenire su questo, perché altrimenti la missione dello Stato, del pubblico, non deve essere quello di recuperare soldi per poi
Detto ciò, direi che porto l'esperienza di Pier di Coriano ed è in questo senso. Da sempre siamo sensibili a questa situazione, a questa patologia. Quindi abbiamo sensibilizzato, non ne abbiamo molti, siamo piccoli, abbiamo sensibilizzato i due bar e la tabaccheria che abbiamo. La tabaccheria non l'ha mai messa, le slot, chiaro che ha tutto quello che riguarda le tabaccherie. Il bar, uno dei bar le ha tolte e l'altro rispetta rigidamente gli orari e per il momento diciamo è una situazione assolutamente sotto controllo. Noi comunque facciamo parte del consorzio, oltre un po' anche con Zaga, che è un consorzio di 23 comuni e ci teniamo, abbiamo fatto il possibile per sensibilizzare anche tutti gli altri comuni della nostra area, del nostro territorio, proprio perché se la decisione la prende solo un comune va a finire che le persone si spostano. Quindi è importante che tutta un'area, tutto un territorio vada in questa direzione. 13 comuni hanno partecipato al bando di Regione Lombardia, per cui si sta attivando questo progetto, è stato anche finanziato con 30.000 euro. Parteciperanno quindi 13 comuni, la ATS, la SST, le parrocchie, le associazioni per che cosa? Per sensibilizzare e formare sia il personale che poi dovrà seguire queste situazioni, per anche monitorare quelle che sono le situazioni nei luoghi, soprattutto dedicato alle scuole, quindi ai giovani, per andare a capire l'eventuale possibilità che si possa cadere in questo genere di patologia. Quindi sono previsti tutta una serie di interventi che metteremo in campo a settembre, quando ci saranno tutte le documentazioni preparate per le pronte. Sicuramente, ripeto, l'importanza è di agire insieme, quindi il fatto che anche gli altri comuni del consorzio siano sensibili a questa tematica ha fatto sì di sollevare il problema e presto spero che arriveremo ad una proposta condivisa anche per gli orari. È chiaro che il problema è, come diceva Claudio, noi abbiamo una proposta piuttosto restrittiva, adesso vedremo se il documento che uscirà sarà in linea e mi auguro che non ci obblighi poi a tornare indietro a lasciare aperti più ore i locali. Quindi sollecito il senatore, chiaramente come relatore, a proporre e ad approfondire queste situazioni in modo da poter avere, da poter dare ai sindaci, come ha già accennato, quindi ripeto, noi non l'abbiamo visto, ma ovviamente il documento uscirà, di poter dare maggiori possibilità in modo da avere il polso della situazione. Io sono anche commercialista e ho visto e ho seguito un bar che aveva le macchinette e vi assicuro, in un paese piccolissimo di 2000 persone, la mole di soldi giocati è impressionante, perché in uno solo, e all'interno di quel paese ce n'erano almeno 4 con le slot, l'incasso del gestore erano 15.000 euro e i 15.000 euro erano solo la quota del bar, che è un 6-7%, una cosa di questo tipo. Quindi 15.000 euro in un anno, il 7% di quello che viene giocato in un bar, in un comune da 2.000 persone. Quindi immaginiamoci la mole di soldi che vanno buttati al vento o dati ai gestori, a chi ha la concessione, e poi dobbiamo andare a curare queste persone che compulsivamente continuano a mettere soldi dentro lì. E i comuni poi arrivano dai comuni, perché poi ci sono situazioni di famiglie in difficoltà che non hanno di che vivere. Quindi è assolutamente inaccettabile. Questa è una situazione che va corretta, che va modificata, senza fare i proibizionisti, il gioco è sempre esistito, ma non con questa entità e non così ovunque. Accessibile anche, perché poi le fragilità sono nei più giovani e negli anziani, per cui bisogna assolutamente fare qualcosa per eliminare. Poi non parliamo dei giochi online e di tutta quest'altra cosa che non so quale regolamentazione potrà esserci, però davvero stiamo scendendo in situazioni difficilmente controllabili.
io credo di aver terminato. L'unica mia preoccupazione era proprio cercare di capire la sensibilità che sicuramente c'è e la possibilità di intervenire su questo. Grazie a tutti. Grazie a Daniela. A questo punto le sollecitazioni ci sono, le domande di chiarimento anche, quindi ripasso la parola al senatore Mirabelli per capire ancora meglio quali sono le intenzioni del governo, del Parlamento su alcuni temi, su alcuni settori che sono stati già trattati da Claudio e da Daniele, e quindi quali sono le intenzioni dell'ultimo, almeno nell'ultimo testo che dovrebbe essere portato poi in approvazione alla conferenza Stato-Regione. Sì, grazie. Io sono d'accordo su molte delle cose dette. Penso che dobbiamo risolvere alcuni equivoci che ci sono dentro la nostra discussione. Penso che dobbiamo andare anche nel merito degli Italia. Per esempio, il sindaco di Gonzaga dice c'è un tema che riguarda la chiarezza su quelli che sono i dati, il monopolio di Stato raccoglie tutti i dati da tutti i concessionari. È evidente che noi sulle AVP abbiamo un problema serio, perché non avendo accesso remoto, cioè essendo funzionando con una scheda senza nessun collegamento con la centrale del monopolio di Stato, come invece avviene per le VLT, per le macchine che stanno nelle sale gioco e non nei bar, è evidente che questi dati non ci sono. E quindi introdurre, come abbiamo fatto già, le AVP, le slot con accesso da remoto, non solo serve a evitare che possano essere taroccate le schede a vantaggio dei proprietari della macchina, ma anche avere chiaro quali sono i dati. Però ripeto, questo è un dettaglio di una questione che lo voglio dire, perché guardate, intanto diciamoci qual è il tema. Il tema è regolamentare il gioco, questo gioco d'azzardo, il gioco con premi in denaro in questo paese, cosa che oggi non è regolamentata sufficientemente e soprattutto non è regolamentata se pensiamo che nel momento in cui si è deciso di consentire da quando si è consentito di mettere le macchine da gioco nei bar, nei ristoranti, eccetera, eccetera, c'è stata un'assoluta deregolamentazione, un'esplosione del fenomeno con tutte le cose giuste e vere che sono state dette. Allora, da qui bisogna ritornare indietro. Il tema è regolamentare, a partire da un principio però, perché guardate, non è che c'è uno Stato cattivo. Io penso che dare la possibilità di mettere le slot nei bar, nei ristoranti, col premio in denaro sia stato un errore gravissimo. Però deve essere chiaro che lo Stato regolamenta un settore che esiste a prescindere, cioè non è lo Stato che ha inventato il gioco per guadagnarci dei soldi. Questo è, togliamo dal campo. Dopodiché, l'opzione proibizionista, io sono anche, guardate, se mi si convince che proibire il gioco, proibire le slot, proibire le AVP, proibire le sale gioco, proibire il Grande Vince, eccetera eccetera, è una cosa che convince tutti i cittadini italiani a non giocare più, io sono d'accordo. Siccome penso che la predisposizione al gioco, non che hanno i cittadini italiani, che all'essere umano, come ci spiegano, chi più chi meno, fortunatamente molti meno, però c'è, vorrei evitare che tutto questo andasse nelle mani della criminalità organizzata. Guardate, io non faccio un ragionamento semplicistico, se si proibisce il gioco d'azzardo
aumenta la criminalità organizzata, l'intervento della criminalità organizzata sul settore, se invece si legalizza la criminalità organizzata sparisce. Non è vero che la criminalità organizzata sparisce, cioè la criminalità organizzata su questo settore continuerà a cercare di avere spazio. Però io penso che su questo dobbiamo essere. Tra l'altro stiamo parlando di un settore, guardate, complesso, perché noi abbiamo detto delle cose oggi che io conosco, i rischi per le persone, per i cittadini, per la salute dei cittadini. Abbiamo parlato di entrate dello Stato, è vero, bisogna diminuire. Cioè, lo Stato non può pensare di avere le stesse entrate che aveva fino adesso. Nel momento in cui decidiamo che vogliamo togliere le macchinette dai bar, dai ristoranti, da tutti i locali pubblici che non sono locali di gioco, una volta che diciamo che vogliamo ridurre la domanda togliendo la pubblicità, facendo le campagne di prevenzione così come si stanno facendo eccetera eccetera, difficilmente, se lo facciamo sul serio, possiamo dire che continuiamo a mantenere lo stesso livello di entrate per lo Stato dal gioco. Però guardate, c'è un problema, io credo sia un problema del paese, di capire bene di cosa parliamo quando parliamo di patologie da gioco e di capire bene qual è la dimensione. Perché magari io non so chi ha ragione, però avendo frequentato da proponente del disegno di legge su riforma del gioco d'azzardo moltissimi convegni, io mi sono trovato a sentire numeri che vanno dalle poche decine di migliaia ai milioni di persone che hanno problemi. Per cui, per esempio, io penso che un osservatorio serio, terzo, che non sia né finanziato dai concessionari né dai movimenti no slot, con tutto il rispetto, però noi abbiamo bisogno di capire, di avere dati anche su questo. Aggiungo un altro tema sulla complessità. La dimensione che ha assunto il fenomeno, che qui ci preoccupa, però ha prodotto una filiera industriale che è fatta di persone che lavorano e vivono di questo. Quella cosa lì va, ovviamente, se questa è la scelta, modificata, cambiata, riconvertita, ma anche su questo abbiamo bisogno di prendere provvedimenti, di fare delle scelte, perché questa cosa non comporti, per cui l'ho detto solo per dire che stiamo parlando di una cosa molto complessa e molto complicata. Dopodiché, sulle cose dette, guardate, io una cosa non sono proprio, l'unica cosa su cui non sono d'accordo è che abbiamo fatto poco. Perché prima di noi, prima di quella delega, delega fiscale, sul gioco non è stato fatto niente per oltre 10 anni, e in 3 anni noi abbiamo già ridotto le macchinette, le AVP, le slot nei locali appunto, no, generici del 30%, già deciso. Avevamo detto di farlo nel 2019, adesso abbiamo detto che si fa, già deciso, nel 2017. Abbiamo detto che quel 30% di diminuzione non è generico, ma si parte dai bar e dai ristoranti, cioè si parte dai locali pubblici, e quindi comunque riduciamo. Abbiamo tolto la possibilità di fare pubblicità al gioco alle televisioni generaliste prima delle 10:30, dopodiché non basta, lo dirò dopo, dopodiché non basta, però l'abbiamo sicuramente fatto. E adesso abbiamo fatto un documento sulla legalità
prodotto dalla Commissione Antimafia, che credo sia un indicatore importante su tutte le cose che si possono e si devono fare per evitare le infiltrazioni della criminalità nella gestione del gioco, verifica dei capitali, quali organi dello Stato si mettono in campo, cambiare le autorizzazioni per renderle più stringenti, le più cogenti, estensione di una serie di norme antimafia alla verifica sulle concessionarie, i capitali delle concessionarie e sui gestori. Queste cose le abbiamo già fatte, sono già fatte. Ora si sta completando, io credo, non definitivamente, perché poi avremo modo anche di vedere le verifiche, un percorso. Questo percorso dice: le macchinette dai bar, dai ristoranti, eccetera, le togliamo al 100% entro il 2019, non ci saranno più, ci saranno solo i locali dedicati, non più dove ci sono i bar, non più dove ci sono i ferri, non più dove c'è accesso di gente che non va lì per giocare. In quei locali ci dovrà essere personale formato, dovranno essere responsabilizzati i gestori, ci dovranno essere regole, non ci potranno più essere macchine di un certo tipo in cui i tempi, per esempio, delle giocate rendono sempre più compulsivo. C'è un controllo, questo viene garantito dalla tessera sanitaria che varrà per tutte le macchine, anche quelle che saranno messe nelle eventuali sale B. Non solo c'è l'identificazione dal punto di vista della maggiore età, ma ci sarà la possibilità di capire se una persona ha avuto patologie per cui è bene che non giochi. Ci sono sistemi che possono consentire controllare quanto una persona, con consenso della persona, di evitare che giochi più di quello che può e di evitare che giochi tutto quello che vince, per garantire un po' di più. Cioè, ci sono una serie di regole lì dentro su cui siamo tutti d'accordo, perché poi alla fine molte di queste cose vengono dallo stesso movimento No Slot, da chi si è aggregato in questi anni per combattere le patologie. Restano due problemi, adesso io lo ripeto, io penso che i comuni e le regioni abbiano svolto un ruolo importante di supplenza in un momento di mancanza di regolamentazione, e l'hanno fatto nel senso della direzione giusta, quella di disincentivare il gioco e soprattutto di proteggere le persone più esposte, usando i due strumenti che avevano in mano. Guardate, non scontati, perché adesso loro, questa cosa delle distanze, questa cosa degli orari, io penso sia l'unico strumento che avevano i comuni e che hanno utilizzato i comuni, hanno fatto bene. Non è così scontato, perché i TAR hanno, di fronte ai ricorsi, hanno detto tutto e contrario di tutto, per cui fare una riforma complessiva serve anche per questo, per decidere che cosa possono fare i comuni. Perché i TAR hanno legiferato in modo diverso? Perché nel momento in cui io do una concessione alla Forattini e la Forattini a casa sua, nel comune suo, non può esercitare quella concessione, è un problema. Per me che do la concessione e lei non può utilizzarla, ci faccio una figura cattiva io come Stato, lei ci perde economicamente, il comune fa una scelta, secondo me giusta, di dire no, qui però io voglio regolamentare, però queste tre cose insieme non stanno insieme, per cui serve una regolamentazione, e la regolamentazione dice benissimo. Allora ripeto, io credo che si possa chiudere così sulla conferenza stato dei giorni. Abbiamo deciso di dimezzare i punti gioco sul territorio nazionale, benissimo, saranno distribuiti già nel documento,
una distribuzione regionale, una distribuzione sui comuni. I comuni e le regioni garantiscono che queste cose si possono fare e decidono loro dove farle, dove metterle, lo decidono loro. Così usciamo da questo ragionamento sulle distanze, per cui noi non rischiamo di non chiudere una riforma, secondo me, storica del gioco, perché uno dice 150 metri, l'altro dice 500, allora si dice 450, 550 e non riusciamo più. Diciamo che il comune e la regione, finalmente riconosciamo al comune e alla regione la responsabilità di decidere loro dove mettere nel loro territorio, sapendo che ci sono dei rischi a fare sia la cosa che dice la distanza, i miei due locali li metto a un chilometro da qualunque cosa, perché quella cosa lì dice si crea un luogo a 1000 chilometri, a un chilometro si crea un luogo che è la città luci rosse in cui si gioca. Questo non è che aiuta, non aiuta le persone che vanno lì, se vanno in un posto dove si fa solo quello. Però poi ogni comune decide, ogni sindaco si prende la sua responsabilità, ogni regione si prende la sua responsabilità, e così chiudiamo. Io penso che anche sulla questione dei tempi si possa... È evidente che le 6 ore sono legate all'orario di funzionamento del negozio, non sono, o del bar, non è che sono sulle 24 ore, però anche su questo si può ragionare. Però l'importante è che ognuno si assuma la sua responsabilità e che tra le responsabilità di ognuno ci sia quella. Lavoriamo tutti per dimezzare l'offerta, se possiamo facciamo anche più, però intanto dimezziamo entro i prossimi 2 anni l'offerta di gioco, la presenza di sale, però quelle sale lì decidano i comuni dove si mettono, però quelle sale lì si mettono e possono funzionare. Non può succedere che noi diamo concessioni che poi non possono, perché se no si crea una giunta. L'alternativa a questo è il proibizionismo, dobbiamo dircelo con chiarezza, che può piacere. Però io non so quanto sia concreto. L'altro tema su cui io penso che sia giusto fare, lì non c'è, ma credo che dovremmo fare una battaglia parlamentare, è quello della pubblicità. Perché così com'è, la proibizione della pubblicità sul gioco non basta, non è sufficiente. Perché le televisioni generaliste hanno la proibizione fino alle 22:30 di sera, dopodiché chiunque guardi le reti non generaliste ma sportive, magari a pagamento, sa che lì non c'è la pubblicità, lì sulle scommesse c'è l'incentivo alle scommesse, cioè l'evento sportivo diventa funzionale alle scommesse. E la possibilità di giocare in tempo reale, le quote che vengono date, questa cosa qui secondo me non è più possibile. Bisogna intervenire perché questa cosa sia proibita e per lasciare fuori dal mondo dello sport il tema del gioco e soprattutto il tema delle scommesse. Perché guardate, io sono stato insieme al senatore Mancari uno di quelli che ha fatto subito l'interrogazione nel momento in cui abbiamo scoperto che la nazionale italiana aveva scelto come sponsor un concessionario. Fortunatamente non è mai, grazie a questa cosa non è mai andata sulle maglie la sigla, però capite che lì c'è da fare un lavoro che ancora non abbiamo fatto ma dovremo fare. Concludo dicendo, io penso che non è tutto perfetto, non abbiamo fatto tutto, non abbiamo neanche chiuso l'accordo in conferenza Stato-Regioni, credo stia parlando, ma io penso che una riforma che dica le cose che ho detto sia un miglioramento molto significativo.
cattivo dello Stato, delle cose. Dopodiché possiamo pensare che si debba fare di più, avremo tempo e modo di fare di più, però francamente di fronte all'inerzia di questi anni io penso che stiamo facendo moltissimo, se ne parla pochissimo, perché dà fastidio a molti quello che stiamo facendo, soprattutto l'intervento sulla pubblicità è un intervento che dà fastidio a molti, non solo a chi la pubblicità la fa, ma anche a chi riceve i soldi per la pubblicità, però io penso che stiamo facendo una cosa utile, che guarda l'interesse pubblico, e credo che non sia una cosa che vada, come molte cose che stiamo facendo, che vada sminuita, perché rispetto allo stato attuale sarebbe un passo da gigante chiudere quell'accordo Stato-Regione. Faccio una domanda sempre al senatore, poi magari lascio la parola ancora ai sindaci per qualche ulteriore precisazione o valutazione. È chiaro che noi qua stiamo parlando di tutta una serie di norme che attualmente non ci sono, quindi è fondamentale che arrivi in porti, che arrivi in porto questa riforma, nel senso che proprio per evitare sempre che gli enti locali siano ancora in quella situazione di dover cercare di arrangiarsi tra distanze, tra orari, eccetera. E sappiamo anche che la legislatura è a termine, non sappiamo se in autunno, non sappiamo se prima era prossimo, però i tempi stringono. Ecco. Chiedevo, c'è la possibilità concreta, effettiva, di riuscire ad arrivare a fare questo passo, che comunque sarebbe un passo importantissimo, condivido anch'io questo, per una regolamentazione di questo settore, oppure rischia di restare una di quelle riforme che ne riparleremo con la prossima legislatura? Quindi i tempi di questa conferenza Stato-Regioni consentiranno di arrivare per l'autunno ad avere questa regolamentazione, oppure c'è ancora molto troppo da discutere? No, io intanto ripeto, non è tutto da fare. La riduzione del 30% entro il 2017 è già fatta, la riduzione. Io penso, intanto la conferenza Stato-Regioni sta lavorando all'intesa dal 2015, è quasi un anno e mezzo. Secondo me siamo arrivati col contributo di tutti, non vuol dire solo le regioni, lo Stato, non vuol dire solo le regioni, il governo, i comuni, ma anche i movimenti, uno slot, una gran parte del mondo, siamo arrivati a un buon punto in cui il tema oggi conclusivo da dirimere è quello delle distanze. Se ci sarà, io penso ci sia, nel momento in cui la soluzione, si può chiedere a loro, ma nel momento in cui la soluzione è quella, cioè dico ai sindaci, decidete voi dove mettere, quindi lasciamo stare le distanze, decidete voi dove metterle, io credo che si può chiudere prima dell'estate, perché poi noi abbiamo il vantaggio, non è che dobbiamo fare una legge o un decreto legislativo che va in Parlamento, noi abbiamo con la finanziaria del 2015 abbiamo detto che la conferenza Stato-Regioni fa un accordo, e quell'accordo viene tradotto in un decreto ministeriale, quindi che non deve passare dal Parlamento, quindi io penso che prima dell'estate si possa fare un di più, è interesse di tutti, comunque la si pensi, fare questo accordo prima dell'estate. Se invece c'è qualcuno che per ragioni politiche pensa che non sia utile fare l'accordo in questa legislatura per non darne il merito a chi ha promosso la cosa, se ne assumerà la responsabilità. Io l'ho detto più volte al nostro assessore regionale Peccalossi, che si occupa della partita, se si continua a fare più uno per non chiudere mai l'accordo, si pensa che piuttosto che il merito interessi di più fare la cosa politica per impedire che
questa riforma che tutti riteniamo necessaria si fa. Grazie. A questo punto passano la parola ai sindaci, nel senso che diceva uno dei temi su cui ancora non c'è accordo tra conferenza Stato-Regioni e sindaci, quindi ANCI, è quello delle distanze. Cosa ne pensano Claudio Terzi e Daniela Presutti su questo tema? Sostanzialmente la proposta è quella di dire, in base alle caratteristiche del comune, caratteristiche della tipologia produttiva, tipologia anche urbanistica del comune, ogni comune sceglie dove collocare i locali che possono essere adibiti a, alle videolottery, eccetera, perché ho capito che solo quella tipologia di locali resterà dal 2018 in poi. Cosa ne pensa Claudio Terzi e cosa ne pensa Daniela Presutti, 2019? Ecco, mi sono semplice piccola valutazione, dopo chiaro che rimane i rappresentanti dei comuni più in alto. Senz'altro la materia è complessa, oggi si cerca di sviscerare determinati plessi aspetti, ma è decisamente complessa, quindi anche il testo definitivo poi si verrà. Due osservazioni, magari era quello sul discorso delle patologie, penso che qui non è che le devo dire né l'associazione Moslot né le altre, ma abbiamo l'ATS con i vari LEA che ci sono, quindi vuol dire che le patologie ci sono perché le stanno esaminando. Ci siano, comunque lì ci saranno dati che senz'altro le possono esaminare perché c'erano le ATS, quindi senza dubbio. Sul discorso di quella che è la supplenza dei sindaci, senz'altro hanno fatto supplenza forse dei piccoli comuni, anche di quelli più grandi, perché partiamo Bergamo, è un comune notevole sotto questo aspetto, non solo i piccoli. E quindi una supplenza che speriamo che non sia un dire grazie, adesso siamo di qua, facciamo noi, arrivederci, adesso però comandiamo noi, insomma, ecco, perché se questo penso che anche i comuni più grandi forse non la penseranno in quel modo, ecco, magari nel momento in cui ci saranno nei testi dei punti che possono essere visti in modo diverso, magari verranno messi in evidenza, e questo poi fa parte anche del crescere normale, quindi ecco una supplenza che non sia, che non si risolva in questo. Per quanto riguarda un timore è quello che se anche il potere proprio di questi concessionari, quello che dicevi prima, penso che forse risulta difficile anche andare veramente insomma ad una soluzione ultimamente positiva. Comunque, riguardo quello che chiedeva Francesco, questo riguardo quelle che sono le distanze, adesso il mio semplice parere è quello che si vedrà nel momento in cui usciranno in modo definitivo questi testi, cosa prevederanno, perché anche su un testo una volta già visto che hanno interpretazioni differenti, quindi almeno la norma è oltre questo qua, quindi quando ci sarà si vedrà, così dirà, è chiaro che secondo me dovrebbe essere per un sindaco non solo dove ma anche il se metterlo, quindi potrebbe essere un elemento anche di un certo rilievo, dopodiché verranno valutati quando ci saranno anche da quelli più in alto. Daniela? Ma io nel senso che ho presentato il Claudio, volevo dire proprio questo, non abbiamo il testo davanti, quindi non sappiamo che cosa dirà. Se saranno stabiliti, chiaro, ancora non c'è, se saranno stabiliti dei punti dove ci saranno questi locali per il videogioco, quindi bisognerà capire se si stabiliranno a priori. Devo accettare comunque il locale nel comune a prescindere, non lo so, è chiaro che la facoltà di scelta di mettere in un posto invece di un altro è positiva, su questo non c'è dubbio. Vedremo poi quando sarà scritto, chiaramente adesso è prematuro dire se siamo d'accordo o come siamo d'accordo, vediamo. Lasciamo lo spazio al pubblico, se qualcuno ha qualche quesito, qualche domanda da porre al senatore o ai sindaci su questo tema, sono a disposizione. Il tema è un tema importante, è un tema che riguarda il nostro tessuto sociale, il nostro,
nostri concittadini quando siamo amministratori eccetera, quindi è chiaro che è un tema importante che, come si è visto anche questa sera, pone tanti quesiti, un tema complesso, come diceva Claudio, come diceva Franco, perché è chiaro che ci sono una serie di questioni che effettivamente non possono essere limitate alle distanze o agli orari, e quindi il tema è un tema molto complesso, un tema che riguarda l'economia anche del territorio, c'è un tema che riguarda l'economia legale o illegale del territorio, c'è un tema che riguarda l'economia anche dello Stato, perché sicuramente ha delle incidenze le scelte che verranno prese anche sul bilancio dello Stato. Ovviamente c'è tutto il tema, probabilmente quello principale, che è il tema della salute sanitaria, quindi delle persone che fragili, che si trovano a dover affrontare il tema della dipendenza poi dal gioco, e quindi va affrontato con la dovuta attenzione, la dovuta importanza. Però è chiaro che anch'io ritengo che arrivati a questo punto sia giusto chiudere, perché l'alternativa è la situazione attuale, che nessuno degli amministratori vorrebbe che rimanesse, perché ti espone a una serie di problemi. Ecco. Quindi se qualcuno ha qualche domanda da porre, ben volentieri, lascio il microfono a... Buonasera, io sono un consigliere del Comune di Suzzana. Il nostro problema è esattamente quello che diceva il ragazzo, il consigliere portatore. Il nostro comune ha una sala slot e nell'ambito della normativa nazionale non ha saputo muoversi in una maniera così incisiva come hanno fatto nei comuni di Gonzaga e di Pieve, non tanto, ma più che altro per non incorrere in ricorsi e tutta una serie di altre iniziative. Abbiamo approvato comunque un ordine del giorno in cui invitiamo le istituzioni a muoversi in questo senso. Buono il passo che è stato fatto, direi che quello che diceva Claudio in merito a che si può fare molto di più è vero, i danni del gioco d'azzardo sono altissimi, però purtroppo mi rendo conto che anche gli interessi commerciali che ci sono dietro al gioco sono tanti. In questo senso, come è stato fatto per il fumo, non si potrebbe cogliere l'occasione per avere un argomento, ovviamente quello che è stato portato avanti finora va bene e va portato fino in fondo, ma non si potrebbe per aumentare di più questa incisività della normativa, coinvolgere l'Unione Europea e fare argomento comune rispetto a questo tema, perché credo che nel caso del fumo l'Italia si sia mossa nell'onda di altri paesi europei, non tutti, che hanno a loro volta applicato e poi dopo di noi altri hanno applicato. Quindi potrebbe essere una mossa che può portare Se ci sono altre domande, poi le poniamo tutte al senatore e ai sindaci. Intanto loro possono rispondere a questo. No, l'Unione Europea ci sono alcune direttive che intervengono sul gioco,
devo dire che non sono più restrittive delle ipotesi che hanno sul campo. Credo che l'Unione Europea diventi molto importante su due fronti, uno quello della pubblicità e uno quello e soprattutto sul grande tema che stasera non abbiamo toccato, che però è un tema importante, è quello dell'online. È evidente che sull'online, se vogliamo regolamentare in maniera più restrittiva e con un controllo maggiore, nonostante ci sia già un controllo sull'online, credo che l'Unione Europea vada coinvolta, questo sicuramente. Poi ogni paese ha le sue norme, però rispetto alle scommesse, rispetto alle macchine da gioco, mi pare che la maggior parte sono sulla linea che stiamo cercando di disegnare, cioè luoghi dedicati e una serie di misure per controllare i concessionari e il resto di regolamentare il fenomeno mantenendo una concessione statale. Bene, se non ci sono altre domande possiamo chiudere l'incontro. Ringrazio il senatore Mirabelli, il sindaco Terzi e il sindaco Besutti, ringrazio tutti voi che avete partecipato e ci vediamo l'anno prossimo.